la dottoressa Nicoletta Perini per tenere la sua relazione su discalculia e difficoltà in matematica tra emozioni, cognizioni e meccanismi di aiuto. Buongiorno a tutti, fatemi sapere, fatemi un cenno se non lo sentite. Innanzitutto ringrazio per l'invito, è un piacere essere qui oggi. E la storia del professor Stella mi ha riempito il cuore, è bello sentire ascoltare delle storie di ragazzi che hanno iniziato con fatica, ma poi alla fine ce la fanno in senso generale, insomma, nella vita. Io nella mia relazione, d'accordo ovviamente con gli organizzatori, ho pensato di focalizzarmi su tre aspetti che sono spesso collegati con le difficoltà scolastiche e con la discalculia. Le emozioni che spesso accompagnano queste situazioni, le strutture cognitive e i processi cognitivi che concorrono anche in questo caso a creare situazioni di fatica nell'apprendimento e una piccola affondo sui meccanismi di aiuto, quindi che cosa si può fare in queste situazioni. Ho scelto questi tre aspetti perché mi sono molto cari rispetto alla mia storia professionale. Io mi sono fin da subito occupata di attività clinica, quindi incontro gli studenti che fanno fatica nell'apprendimento come psicologa e le famiglie, gli insegnanti, ma sono sempre stata anche collegata col mondo universitario. E credo che a volte non ci sia un ponte molto facile, diciamo, tra la ricerca scientifica e la pratica clinica, didattica, mentre in realtà la ricerca scientifica ci dà molte informazioni. E quindi io un po' nella mia storia professionale ho sempre cercato diciamo, questo ponte. Rispetto a queste tre aree, diciamo, credo che ci siano degli elementi interessanti che vorrei condividere con voi. Come diceva e come appena ha spiegato il professor Stella, purtroppo la fatica in matematica ha delle ricadute a lungo termine molto importanti. Sapete che molto spesso gli studenti scelgono l'istituto superiore o l'università in base al fatto che ci sia o meno la matematica. Psicologia è un esempio, tantissime persone scelgono di fare psicologia perché pensano che non ci sia matematica, poi in realtà non è così perché c'è una grossa parte di statistica e quindi in realtà c'è matematica. Ma le ricadute poi sono anche a lungo termine nella vita lavorativa, come viene illustrato il professore prima, molto spesso c'è una selezione delle carriere che una persona può scegliere se decide di non voler affrontare la matematica. Quindi è un tema molto importante, molto caldo. Vorrei iniziare allora appunto parlandovi un po' delle emozioni legate alle difficoltà in matematica. Dovrei mettervi un po' alla prova, non vi interrogo come diceva prima il professore, neanche io vi interrogerò, però voglio mettermi un po' alla prova per farvi entrare un po' nell'argomento. Allora, cosa ho fatto? Ho rubato questo esercizio a un collega che lavora all'Università di Oxford e usa uno di questi test per la sua ricerca. Sono dei test sull'agilità mentale proprio di ragionamento matematico e vengono proposti di solito agli studenti universitari, quindi dovremmo esserci come livello, come capacità. Cosa dovete fare? Questo è un esempio risolto, quindi cerco di spiegare bene che cosa vi ha richiesto. Bisogna creare un numero, in questo caso vedete il numero 24, utilizzando delle cifre. In questo caso le cifre sono state 1, 5, 5, 5. Come si deve fare? Dovete farlo utilizzando gli algoritmi, quindi potete sommare, sottrarre, moltiplicare, dividere, usare parentesi, frazioni, però dovete usare le cifre una sola volta, non potete usare potenze o decimali, ok? E avete 2 minuti di tempo, altro aspetto, c'è anche il tempo. Ok, quindi non so se mi sono riuscita a spiegarvi, comunque quello che vi chiedo, adesso vi faccio vedere proprio l'esercizio, è di creare il numero 24, lo vedete bene? Ok, usando il template che vedete, quindi dovete semplicemente, tra virgolette semplicemente, inserire i numeri nel template che vedete sopra. Adesso vi dico i numeri ovviamente. I numeri che dovete usare sono 7, 5, 5 e 4.
Adesso io prenderò il tempo, ok? Quindi quando siete pronti, quando sono pronta io in realtà, aspettate un attimo, ok, ci sono, vi do il via, siete pronti? Non c'è nessun senso? Ok, io parto comunque, via. No, continuate, mi dico io stop ai eventi. È bastato un minuto? Stop. Ok, grazie per esservi prestati. Allora, non vi chiedo il risultato, ok? Ognuno sa se è riuscito o meno a risolverlo. Quello che vi chiedo di fare è un'altra cosa. Vi chiedo di provare a focalizzare un attimo l'attenzione su come vi siete sentiti quando ho cominciato a dirvi che vi avrei messo la prova, quando vi ho spiegato il compito, quando vi ho detto che era un compito che di solito si svolge con studenti universitari a Oxford, quando vi ho dato il via, quando il tempo andava avanti, quando vi ho detto che era passato un minuto. Se siete riusciti a focalizzare un po' sulle emozioni che avete provato, vi chiedo di fare un salto indietro. Che ricordo rispetto alla vostra storia scolastica avete legato a questa emozione? Ora, io faccio un'ipotesi, magari non è corretta, però rispetto a quello che ho letto e che mi è capitato in altre occasioni, io immagino che una buona parte di voi, potrei dire anche la maggioranza, si sia sentito un pochino attivare quando io vi ho proposto l'esercizio. Magari qualcuno ha sentito un pochino accelerare il battito cardiaco, un po' le mani più sudate e il ricordo, diciamo, richiamato, se siete riusciti a ritrovarlo, probabilmente non è dei migliori. Immagino che sia così. E non siete gli unici. Anch'io quando mi sono trovata ho deciso di rubare questa slide, però ho dovuto fare il calcolo, ho detto se poi mi chiedono il risultato devo saperlo almeno. Però ci ho messo un po' di tempo, ci ho messo più di 2 minuti per esempio, e mi sono sentita un po' in difficoltà pensando che persone più o meno della mia età, probabilmente anche un po' più giovani, sarebbero normalmente, insomma, riuscivano a risolvere questo problema. Purtroppo molto spesso la difficoltà scolastica, in particolare le difficoltà in matematica, sono collegate a situazioni di ansia, di attivazione e di malessere, come diceva prima anche il professore. La matematica e l'ansia per la matematica ha delle caratteristiche, diciamo, specifiche, un po' peculiari, che adesso cercherò di descrivervi. Anch'io volevo raccontarvi la storia di un ragazzo, perché probabilmente chi fa attività clinica, insomma, la storia di chi fa attività clinica è un po' segnata dei ragazzi che si incontrano, perché mi ha insegnato molto. Lo chiamiamo Giorgio, e Giorgio io l'ho incontrato quando faceva la prima liceo, un liceo classico, quindi terza superiore, e è arrivato da me perché i genitori volevano la diagnosi. Mi hanno detto: dottoressa, per favore, mi scriva diagnosi che è discalculico, almeno la scuola lo lascia in pace. Purtroppo sapete che poi non è così. Comunque questa è la loro richiesta. E portavano anche una sorta di rabbia nei confronti dei professori. Dicevano: ma non capiscono niente, non sanno niente di cos'è un discalculico, anche se lui non aveva ancora la diagnosi. Lui lo è e devono lasciarlo stare.
è una cosa purtroppo frequente, che ci sia un po' questa nervosismo, insomma, rispetto al mondo scolastico da parte dei genitori. E quando ho incontrato Giorgio, gli ho fatto un po' di test, di prove, poi gli ho chiesto di raccontarmi un po' di lui e della scuola. E lui era un ragazzo che amava molto studiare, amava molto la filosofia, la letteratura, la storia, però quando ho cominciato a raccontarmi della matematica mi è sembrato proprio che lui mi ponesse un grido, mi chiedesse proprio un aiuto. Perché lui mi ha proprio detto: guardi dottoressa, mi aiuti lei? Scriva per favore ai miei professori che sono discalculico e che non so quindi fare i calcoli, perché così almeno mi lasciano stare. Lui mi ha raccontato che la mattina, quando doveva andare a scuola, sapeva che alla prima ora avrebbe avuto matematica o addirittura una prova di matematica, si alzava con lo stomaco chiuso, a volte vomitava, ovviamente cercava di stare a casa se riusciva, insomma, a convincere i genitori, e dormiva male la notte prima. Quando arrivava poi a scuola aveva una certa attivazione, quindi cominciava a sentire il cuore che batteva forte, gli mancava l'aria, le mani sudate, quindi una manifestazione d'ansia di un certo livello. E lui ha proprio lanciato un grido d'aiuto. Quello che mi ha colpito è che ha lanciato un grido d'aiuto a me, che era la prima volta comunque che mi vedeva, anche se avevo ovviamente il ruolo, diciamo, di poterlo aiutare, ecco. E lui proprio mi ha fatto pensare a tutti i bambini che io incontravo in quel periodo, che erano invece all'inizio della loro carriera scolastica. Lui era più o meno una decina d'anni che era nel mondo scuola e che quindi si era sentito questo malessere, diciamo, man mano, era cresciuto, perché si era sentito in difficoltà tanto tempo, 10 anni, pensate, no? Tutti i giorni, più o meno, insomma, a scuola, quante ore a scuola, come diceva il professore, lui si sentiva il problema. Ed effettivamente, guardando poi le sue pagelle, la sua difficoltà doveva essere abbastanza irrilevante, perché pensate che nelle pagelle della primaria c'era proprio scritto che era sufficiente in matematica ma con lacune. Non mi era mai capitato di vedere questa cosa, quindi mi aveva colpito. E quindi ho pensato a tutti i ragazzini che cominciavano a manifestare dei livelli di ansia, cominciavano a trovarsi in difficoltà in matematica, e Giorgio mi sembrava proprio la loro proiezione in età adolescenziale. Un ragazzino che proprio non ce la faceva più ad andare a scuola, soprattutto in certi orari e con certe materie. Quindi ho detto: caspita, dobbiamo fare qualcosa, ma non dobbiamo fare solo qualcosa a livello di aiuto, diciamo, di supporto, di potenziamento, di riabilitazione. Bisogna proprio accogliere anche questo malessere e prestare attenzione a questo malessere. In effetti, in letteratura si è proprio definito questo costrutto di ansia per la matematica. Alcuni studiosi parlano proprio di matemafobia, di fobia specifica. E capite che rilevanza può avere, no, questa emozione. Ed è interessante vedere leggere che questo sentimento ha, come tutti i tipi di fobia d'altronde, un aspetto più, diciamo, cognitivo, quindi pensieri intrusivi, come aveva Giorgio. Io non sono capace di fare matematica. Quando ho davanti un compito sono sicuro che mi andrà male. Comincio a guardare l'orario e vedo che comincia a passare il tempo e io non so che cosa scrivere. È una dimensione affettiva, quindi di attivazione forte, come quella che poi può arrivare, diciamo, ai livelli elevati che descriveva addirittura Giorgio. La cosa interessante è notare che non sono solo i bambini che provano ansia in situazioni di verifica generalizzata, diciamo, quindi che sia italiano piuttosto che matematica, piuttosto che geografia, a essere affetti, tra virgolette, a provare ansia per la matematica. Il costrutto di ansia per la matematica sembra svilupparsi, questo sentimento sembra svilupparsi, e anche i ragazzini che in altri contesti, sia scolastici che non, sono assolutamente tranquilli. C'è ovviamente più facilità quando c'è una predisposizione, però non c'è, come vedete, una sovrapposizione completa. Ovviamente questo non è legato solo alla matematica, no? Questo fenomeno, diciamo, si può vedere anche nei ragazzini che hanno, per esempio, dislessia e si trovano di fronte a compiti di lettura e scrittura, oppure per esempio i musicisti che devono avere suonare, insomma, in una situazione pubblica, per esempio, no? Però alcune ricerche sembrano evidenziare come l'ansia per la matematica sia particolarmente deleteria per poi la prestazione dello studente. E infatti in questo articolo che vi ho riportato dicono: ma viene prima l'uovo o la gallina?
Sembra che ci sia proprio una relazione circolare tra ansia per la matematica e bassa prestazione. Cioè sembra che bambini che fanno fatica in matematica facciano più in modo più facile sviluppano sentimenti di ansia per la matematica e questo li porta ad avere una prestazione ancora peggiore in matematica. E circolo vizioso. Vedete solo un accenno, questo studio venivano proposti dei compiti matematici a degli studenti, un compito di conteggio e un compito in cui il ragazzino doveva mettere il numero in una linea numerica e si vede, veniva misurato il tempo di reazione e si vede che studenti con alta ansia per la matematica hanno tempi di reazione più lunga. Quindi vedete che c'è proprio, però, poi cosa vuol dire? È perché sono in difficoltà in quei compiti? È per quello che si sentono in ansia o viceversa? Molti autori dicono probabilmente è proprio una relazione circolare. E la relazione circolare c'è anche rispetto all'atteggiamento, rispetto alla matematica. Il fatto, per esempio, di dedicare ore al pomeriggio alla materia, piuttosto che invece cercare di svolgere i compiti il più velocemente possibile. Fare domande in classe. Sembra proprio che anche qui ci sia una relazione circolare. Più io sono svogliato rispetto alla materia, più mi sento impreparato, più sono in ansia. Più sono in ansia, meno ho voglia di cimentarmi con quella materia. Questo è un elemento importante che vorrei lasciarvi rispetto al rapporto tra ansia e matematica. Più io sono in ansia quando affronto la matematica, meno mi cimenterò e meno mi metterò veramente in discussione per riuscire a imparare la matematica. Si tratta proprio di evitamento, no? Ed è tipico di tutte le fobie o le situazioni di ansia forte, no? Io mi trovo di fronte a una situazione che mi provoca ansia, quindi la classifico come situazione pericolosa per me e cerco di evitarla. Come fanno ad evitare gli studenti? Non è che possono non andare a scuola, o meglio, magari a volte cercano di non andarci, ma nella mia esperienza tante volte sono quegli studenti che disinvestono nell'apprendimento, quindi loro dicono, non so, devo fare matematica il pomeriggio, mi ricordo proprio un ragazzino, c'era un esercizio che doveva fare sull'orologio e lui cercava di farlo il più in fretta possibile sul libro, non voleva neanche trascrivere i compiti dal libro al quaderno perché voleva finire il prima possibile, che siano giusti o sbagliati, non mi importa, io non mi ci metto. E questa è una strategia anche, viene chiamata un po' di autosabotaggio, ma è molto utile per la persona. Se io non mi impegno a svolgere un compito, se anche mi va male, tutto sommato non ci sto particolarmente male, perché io non mi ci sono neanche messo, non ci ho neanche provato, quindi vabbè, ovvio che andava male. E questa è una strategia che nasce proprio da questa emozione, da questa sensazione e questa emozione di ansia. Pensate, su questo volevo soffermarmi un attimo, pensate che le regioni cerebrali che si attivano nelle situazioni di ansia per la matematica sono l'amigdala, che è una regione cerebrale che è connessa all'esperienza di paura. Ok? Quindi, più o meno, ovviamente, prendetelo un attimo con le pinze, però, quando il ragazzino che prova ansia per la matematica si trova di fronte a un compito di matematica, è più o meno come se si trovasse di fronte a un serpente, un'auto in corsa che gli sta venendo addosso, qualcosa che mina la sua sopravvivenza. Ok? E più spesso un ragazzo comincia a trovarsi di fronte a situazioni che lui sente di non poter gestire, che sono pericolose perché? Perché mi sento incapace, perché ho paura di deludere i miei insegnanti, i miei genitori, ho paura di fare brutta figura di fronte ai miei compagni, quindi è un pericolo per me. Più io provo e collego l'esperienza di apprendimento con la matematica, l'idea è pericolosa, devo scappare da questa, devo fuggire. E questo fuggire, che è un po' l'evitamento che vi dicevo prima, che può prendere diverse forme, in realtà è protettivo. Voi, se avete un serpente davanti a voi, stareste lì o scappereste? Immagino che scappereste. E questa è la stessa cosa che lo studente fa di fronte a un compito di matematica quando prova ansia. Quindi evito, non mi ci impegno, disinvesto. E poi un'altra ragione che si attiva è l'insula, legata all'esperienza di sofferenza. Non so se vi è capitato di sentire la professoressa Lucangeli ultimamente, però lei ultimamente portava molto il
il racconto di un'indagine fatta dal Ministero in cui veniva evidenziato come una grande percentuale, se non ricordo male addirittura il 60% di ragazzi della secondaria riportava il fatto di provare un malessere nei confronti della scuola. La matematica sicuramente è uno dei fattori che porta, come viene diciamo, insegnata la matematica, come gli studenti si approcciano alla matematica è uno dei fattori che sicuramente porta a questo malessere. Ma quanto ci stanno i ragazzi a scuola? Pensateci. Quanto è importante la scuola per la definizione del sé? Perché un bambino sta a scuola e la scuola, oltre a imparare, ovviamente è un'esperienza anche per capire, per cimentarsi. O al di fuori del contesto domestico, no? Ce la faccio, non ce la faccio, sono in gamba, non sono in gamba, che strategie metto in campo? E il fatto di sperimentare sensazioni di inefficacia, di ansia, costantemente porta a un forte malessere ai ragazzi. E poi si arriva alla scuola secondaria, in cui è molto più faticoso aiutare i ragazzi a uscire da queste situazioni, anche se per fortuna insomma, ci sono esperienze positive come una di quelle che ne ha descritto il professore, però non è così semplice trovarle. Poi vi racconterò come va a finire con Giorgio, per esempio. Che cosa è che influenza e che porta i ragazzi e gli studenti a sperimentare ansia? Una delle aspetti principali è proprio l'esperienza negativa precoce legata alla matematica, quindi per esempio esperienze di imbarazzo in situazioni scolastiche in cui non si riusciva per esempio a dare la risposta, imbarazzo rispetto ai propri pari, insegnanti molto severi che puntano molto alla prestazione, che valutano, che giudicano. Questo sembra predisporre uno studente che fa anche fatica in matematica a sviluppare queste situazioni di ansia. E come avete visto, queste situazioni di ansia poi hanno un grande impatto negativo anche nella prestazione del ragazzo, dello studente. Il ruolo degli insegnanti, ovviamente, insomma, è fondamentale. Anche qui mi richiamo un po' la professoressa Lucangeli. Lei punta molto, no, sulla differenza tra il ruolo che l'insegnante può avere di giudice. Io valuto la tua prestazione, okay? Ti faccio le verifiche, ti insegno ovviamente, poi verifico se tu sai o non sai. La verifica dovrebbe essere uguale per tutti, possibilmente, non bisogna dare troppi ausili, sì, magari ti do la calcolatrice, ma al ruolo invece che dovrebbe avere insegnante di maestro, ti accompagno, siamo alleati, cerchiamo insieme di risolvere questa difficoltà. Non è una mia colpa di insegnante se il mio studente non riesce. Perché a volte questo, magari spontaneamente, un insegnante può provare a pensare, non ci riesco, allora magari si irrigidisce, non riesco a insegnare a questo studente. Magari non è facile insegnare agli studenti con difficoltà in matematica, però sicuramente se ci si pone in una situazione di aiuto, di alleanza, questi studenti lo sentono e possiamo in parte modificare almeno la sensazione di malessere, di ansia, di preoccupazione rispetto a questa materia. Stessa cosa ovviamente vale per i genitori. Un ruolo interessante ce l'hanno gli stereotipi di genere. Che cosa vuol dire? Pensate che non sembrano esserci differenze nei paesi in cui maschi e femmine hanno lo stesso livello di istruzione, non sembrano esserci grosse differenze nell'apprendimento matematico tra femmine e maschi. Mentre molto spesso lo stereotipo che noi abbiamo è che i maschi siano più capaci in matematica rispetto alle femmine. E questo è molto importante, va molto a incidere nella performance delle studentesse femmine. Pensate che in questo studio avevano, negli Stati Uniti, valutato l'ansia per la matematica delle insegnanti femmine. Okay. Negli Stati Uniti, almeno nella zona dove è stata svolta la ricerca, la maggior parte degli insegnanti della diciamo, primo grado, della primaria, sono femmine. Okay? Quindi hanno valutato l'ansia della matematica di queste insegnanti e hanno visto se correlava, quindi aveva una relazione, con l'apprendimento matematico delle studentesse o studenti maschi. A inizio anno scolastico non c'era relazione. A fine anno scolastico, invece, l'ansia per la matematica delle insegnanti andava a influire in modo negativo nella prestazione delle studentesse femmine, ma non degli studenti maschi. Allora si sono chiesti i ricercatori come mai,
perché in realtà queste studentesse avevano percepito e fatto proprio quello stereotipo che vi dicevo prima, che le studentesse femmine sono meno capaci in matematica, molto probabilmente passato dall'insegnante che essa stessa si sentiva in difficoltà in matematica. In effetti in alcuni articoli, forse un po' una provocazione, ma un suggerimento, non lo so, viene proprio detto, forse dovremmo proporre anche agli insegnanti stessi dei corsi di approfondimento sulle materie che devono insegnare, se non si sentono in grado di farlo. Perché come diceva il professore, magari uno poi non lo ricorda, però lo deve insegnare. E come si fa? C'è anche una scala, così come informazione, c'è anche un questionario che permette poi di valutare negli studenti l'assa scolastica. Che cosa possiamo fare allora, che forse è più interessante? C'è una strategia interessante che vi vorrei spiegare. Allora, come vi dicevo, quando si è in tutte le situazioni di ansia, una parte di questa emozione è legata o si manifesta nei pensieri che uno studente ha: non ce la posso fare, sta andando avanti il tempo, non ce la, come posso fare, fallirò sicuramente, i miei genitori saranno insoddisfatti di me e così via. Questi ricercatori cosa hanno fatto? Hanno proposto a tutti gli studenti che dovevano affrontare una prova matematica di scrivere 5 minuti quello che provavano rispetto al compito. Poi era uno scritto che restava allo studente, non doveva essere consegnato. E poi hanno proposto il compito. E hanno visto, per esempio, che c'era una riduzione dell'attivazione di quelle strutture cerebrali legate all'ansia che vi dicevo prima. Quindi buttare fuori i pensieri, in un certo senso, in questo caso per esempio ha aiutato. Come anche le strategie di tutoring. L'usare il tutoring all'interno delle classi dove ci sono situazioni di studenti particolarmente magari emotivi riduce la sensazione di, riduce diciamo questa emozione, proprio la manifestazione di questa emozione. Questo è forse un po' di lontano da quello che si può fare in classe, però è un appunto, diciamo. Quello che sicuramente invece possiamo fare è che quando, come insegnanti, diciamo, quando vediamo studenti in difficoltà in matematica, magari dirò una cosa banale, per cercare di aiutarli nel non sentirsi in imbarazzo rispetto ai propri pari, non mostrarsi ostili. Quello che vi dicevo prima, a volte uno studente che non riesce provoca in noi un'emozione del tipo ma caspita, allora non sono capace, oppure cavolo, mi sono impegnata tanto e non ci riesce ancora. Che magari sono emozioni naturali, spontanee, però a livello, diciamo, di cognitivo, di controllo di queste emozioni dobbiamo aiutare gli studenti, soprattutto nei primi gradi, soprattutto i bambini che fanno fatica in matematica, a sentirsi il più possibile accolti e a richiedere loro ciò che loro possono fare. No, quindi una richiesta graduata. So che è la sfida nelle classi di adesso, però c'è letteratura, ci sono strategie per poterlo fare. E sarebbe molto importante, no? Perché se io mi trovo di fronte a un ostacolo che non sento di poter superare, mollo. Ma se mi trovo di fronte a qualcosa che è un po' sfidante, cioè forse ce la posso fare, dai, però non è troppo lontano, allora provo. Sarebbe bello appunto anche lavorare sull'insegnante, cioè sull'aiuto nel ridurre eventuali situazioni di ansia quando si insegna matematica. Per esempio, sfasare stereotipi, ragionare un attimo, ok, ma io come insegnante donna, per esempio, ho questa idea ingenua, che può esserci, che c'è a livello culturale, oppure non la condivido, perché magari se la condivido anche in modo implicito, non esplicito, la trasmetto. E soprattutto il focus all'impegno. Se lo studente, questo è vero un po' in generale, no? Se lo studente pensa, io sono bravo perché sono intelligente, nelle situazioni in cui non riuscirà, farà l'inverso. Io non sono bravo perché non sono intelligente. E questo non lo aiuta, perché sentirà qualcosa, se pensa poi che l'intelligenza è qualcosa che lui non può modificare, si sentirà senza nessuna arma per affrontare questa difficoltà. Ma se lui pensa, io sono riuscito in questo compito perché? Perché mi sono impegnato, perché ho dedicato del tempo nel pomeriggio a prepararmi, perché l'insegnante mi ha insegnato le strategie migliori
e quindi si dà il focus all'impegno, viceversa, quando io non riesco, dico, ok, che cos'è che non ho fatto? Cos'è che potrei aver fatto in modo differente? Cosa potrei fare in modo differente la prossima volta? L'atteggiamento è completamente diverso, se ci pensate, l'emozione che ci sta dietro. No, è un aspetto molto di base che vale un po' per tutte le materie, ma molto importante. È proprio l'insegnante e il genitore che deve passare questa idea, perché gli studenti si creano queste idee proprio dal mondo che li circonda, no? Genitori e insegnanti, mondo scuola, mondo casa. Ecco, proprio un'attenzione ai primi anni, questa meta-analisi di cui vi sto raccontando, proprio dice attenzione ai primi anni, agli studenti che iniziano a fare fatica, proprio su di loro dobbiamo stare, per loro dobbiamo stare attenti, per evitare che strutturino questa situazione di malessere nei confronti della matematica. E considerate per esempio che proprio anche parlare, non solo scrivere, ma anche parlare del fatto che cos'è l'ansia, che cosa ti provoca rispetto alla prestazione. Molti studenti lo possono provare sia in matematica che in altre materie. Sapete qual è la relazione tra ansia e prestazione? Se io non sono minimamente in ansia, questo non mi aiuta, perché vuol dire che non sono abbastanza sul pezzo, diciamo. Quindi un'ansia troppo bassa non aiuta. Un'ansia troppo alta, anche in questo caso, non aiuta, interferisce, come vi dicevo, con i pensieri. Ho il battito cardiaco accelerato, ho meno ossigenazione a livello cerebrale. L'ansia giusta è quella media. Sono un po' attivato, no? Quindi, per esempio, anch'io sono emozionata nel parlare a voi. Però è un'ansia che posso controllare, che mi aiuta, diciamo, a attivare le mie risorse. Non è un'ansia che interferisce. E anche parlare con gli studenti, in modo che non interpretino male quello che stanno vivendo, può aiutare. Io ho visto una ragazza un po' di tempo fa che manifestava dei sentimenti di ansia molto importanti che l'avevano portata addirittura a smettere di andare a scuola. Cos'è che succedeva? Che lei cominciava, siccome temeva molto l'insuccesso scolastico, cominciava già la sera prima a pensare al compito, si cominciava a sentire un battito cardiaco accelerato, formicoli, vomitava, come un po' Giorgio prima, e a volte sveniva in classe. E non capiva perché, si spaventava molto, aveva molto poi paura di queste reazioni, del proprio corpo. E lì, in questo caso, per esempio, è stato molto utile aiutarla a capire, ma sai che cos'è l'ansia? Sai che cosa fa il tuo corpo l'ansia? È normale che tu inizi a respirare in modo più affannoso, perché è proprio un'attivazione che ti porta in realtà a avere più risorse nei distretti, per esempio nelle gambe, per correre, per scappare dal pericolo. Quindi sono manifestazioni normali che non ti succederà niente. Certo, se tu continui a iperventilare poi svieni, ma se noi riusciamo a gestire e a rallentare il respiro non ti succederà niente, non sono manifestazioni che ti possono provocare qualcosa di grave. Quindi a volte anche parlare dell'ansia, di quello che i ragazzi provano in situazioni di verifica, in modo molto semplice, molto colloquiale, può aiutarli. Volete sapere com'è andata a Giorgio? Allora, è stato un mezzo successo, Non è stato un bellissimo non ha avuto un'esperienza così positiva come quella di Carlo, però non è stata neanche così negativa. Diciamo che siamo riusciti ad arginare il malessere scolastico. Pensate al liceo classico. Il liceo classico non aveva mai avuto nessuno studente con disturbi dell'apprendimento. Quindi sì, sapeva che cos'era il dirigente con cui sono andata a parlare, però non sapeva proprio cosa farci. E quindi la scuola si è attivata molto, devo dire, è stata molto brava, perché si è documentata, ha capito come doveva compilare la PDP, è stata molto collaborativa. Io mi sono incontrata più volte col collegio dei docenti di Giorgio per spiegare quali erano le sue caratteristiche, che ricadute potevano avere, perché poi Giorgio ha avuto la diagnosi di scalculia. E c'è stata una buona collaborazione anche con la famiglia, che ha capito che la scuola stava facendo un passo rispetto a loro, e ha trovato anche una figura che nel pomeriggio potesse aiutare Giorgio, l'ennesima figura, però in questo caso questo tutor è stato molto, molto capace,
perché ha intrecciato uno stretto legame con gli insegnanti di Giorgio, di matematica, di fisica e di scienze, se non ricordo male, e quindi si incontravano, questo insegnante, questo tutor, si incontravano nell'ora di ricevimento, scambiavano, ok, io voglio che Giorgio sappia queste cose, l'insegnante tutor aiutava Giorgio nel pomeriggio, abbiamo trovato queste strategie, le può usare in classe? Sì, le può usare in classe, ok, e Giorgio le usava in classe. E questo tutor, questa tutor, è stata molto brava perché oltre a trovare le strategie per Giorgio, era una grande motivatrice naturale. Ok, quindi lo faceva proprio sentire, guarda che ce la puoi fare, ce la possiamo fare. La sentiva, Giorgio la sentiva proprio come alleata. E quindi c'è stato proprio un lavoro di squadra. Nella mia esperienza le situazioni migliori, almeno a livello scolastico, sono proprio quelle in cui c'è lavoro di squadra, in cui lo specialista si interfaccia e lavora con la scuola, con la famiglia e con il ragazzo, ovviamente. Mentre le situazioni in cui questo non avviene per mille motivi, purtroppo non si ottiene il meglio. Quindi diciamo che Giorgio ce l'ha fatta, ha finito la quinta. Ok. Una cosa per lui che è stata molto importante, perché gliel'ho chiesto, è stato il fatto che gli insegnanti abbiano un po' adattato le richieste, nei limiti, diciamo, che era possibile fare, che gli abbiano dato degli strumenti. Ok, Giorgio per fortuna non si vergognava di utilizzarlo, perché era talmente evidente la sua difficoltà a tutti che, come dire, se aveva qualcosa che lo poteva aiutare, almeno quello lo faceva sentire un pochino più efficace. E questi strumenti sono stati importanti perché? Perché non sono solo stati dati dalla scuola, ok, se discalculico ti do la calcolatrice, ti do la tavola pedagogica, ma sono stati utilizzati in un lavoro di strategico più ampio. Se devi svolgere questa equazione, Giorgio, puoi usare in questo modo la calcolatrice, o puoi usare in questo modo la tavola, puoi usare in questo modo la tavola delle formule. Ok, quindi non solo ti do lo strumento, ma ti insegno in modo strategico come poterlo usare. Certe volte i ragazzi hanno tutti tantissimi strumenti compensativi, magari il dislessico ha la calcolatrice, ma magari non fa fatica in matematica. Non è così frequente, però potrebbe essere, ok? Quindi attenzione anche all'uso degli strumenti. Maggior flessibilità nella gestione dei tempi. Come vi dicevo, l'ansia è molto molto attivata nelle situazioni di tempo, in cui c'è il tempo che va. Per quello io vi ho fatto fare la piccola prova prima, a tempo. Lui sapeva che se non avrebbe finito l'esercizio in classe poteva recuperarlo il giorno dopo, la verifica. Poteva recuperarlo il giorno dopo, la volta dopo. E appunto poteva farlo come? Attraverso il metodo che per lui era quello più efficace, il linguaggio. Quindi se la verifica scritta andava male, lui poteva essere interrogato alla lavagna. Ok? Però, c'è un però. Quello che, quindi, come dire, io sono stata molto contenta del fatto che lui è riuscito a finire l'anno, tutta sommato le manifestazioni di ansia si sono ridotte e quindi insomma c'è stato un maggior benessere. Però quello che un pochino mi è dispiaciuto è che alla fine dopo l'esame di maturità mi è arrivata una foto di Giorgio con Giorgio davanti al liceo classico che fa un segnaccio. Un segnaccio. Questo mi ha fatto proprio capire come 10 anni di fatica, di malessere, di ansia, di atteggiamento negativo non si possono, non è vero, perché per fortuna ci sono altre situazioni, ma è faticoso sbrogliarle, ok? Soprattutto quando ci hanno magari dei ragazzi con particolari caratteristiche. E lui, sapete che facoltà ha scelto all'università? Giurisprudenza. Quindi speravo in questo modo di non avere più a che fare con la matematica. Quindi purtroppo, come dire, è stato un successo parziale in questo senso. È riuscito a finire la scuola, è andato avanti con gli studi, quindi non ha abbandonato l'apprendimento in senso assoluto, però non ha fatto proprio pace con la matematica alla fine. Vediamo quanto tempo mi rimane. Ha finito il tempo? Ok. Allora, posso concludere? Un minuto. Allora, quello che volevo lasciarvi appunto rispetto un po' al rapporto tra emozioni e matematica, pensavo di avere più tempo, quindi avevo organizzato una relazione un po' più lunga, era questo. Attenzione, perché spesso la matematica porta con sé un'emozione negativa e come avete visto è un'emozione molto invalidante che va a inficiare in modo molto importante la prestazione del ragazzo, dello studente. Per evitare questo bisogna stare molto attenti alle prime esperienze scolastiche.
Ok, ragazzi che cominciano a vedere, che cominciano a incontrare delle difficoltà nel loro percorso, devono, insomma, sarebbe bene venissero inseriti in un contesto di maggior tutela da questo punto di vista, perché avete visto come poi tutto si avvolge su se stesso in un circolo vizioso molto importante. E attenzione agli stereotipi di genere, quindi attenzione, proviamo a pensare che cosa noi pensiamo della matematica se siamo insegnanti o se siamo comunque inseriti in un contesto educativo e come questo può influenzare il nostro operato con gli studenti. E questo, diciamo, può aiutare sicuramente a, è una goccia o comunque è un elemento che può aiutare a smussare quelle fatiche e quei malesseri degli studenti. Ah, ok, allora è giusto, quindi un'altra mezz'oretta? Facciamo un'altra 20 minuti. Perfetto, allora riprendo. Ok, 20 minuti, perfetto. Allora, vorrei adesso focalizzarmi un pochino sulla diagnosi di discalculia. Sapete che, forse già conoscete questo modello, il modello di Dehaene, questo studioso diciamo, descrive la capacità di elaborazione numerica attraverso tre codici. Dice c'è un codice analogico di quantità che ci permette per esempio di fare una stima. Quante persone ci saranno in questa sala? 300? Magari non è una stima giusta, ma non ho detto 1000, non ho detto neanche 2. Ok, ho fatto una stima, ho utilizzato questo codice. Poi c'è un codice verbale, per esempio le tabelline. E poi c'è un codice invece visivo, quello che mi permette, visivo spaziale, no? Quello che mi permette di fare i calcoli in colonna, per esempio. La cosa interessante su cui volevo farvi prestare attenzione è che questi tre codici sembrano essere legati ad aree cerebrali differenti. Il codice analogico di quantità, tanto per farvi vedere, è legato a quell'area cerebrale, al segmento orizzontale del solco intraparietale, un'area cerebrale. Il codice verbale è legato al giro angolare, area verbale, ok? Le tabelline, infatti, sono molto legate all'apprendimento verbale, alla memoria verbale. Gli studenti dislessici perché fanno molto spesso fatica nell'apprendimento delle tabelline? Perché è lo stesso meccanismo di base che impedisce l'apprendimento, la memoria verbale. E l'altro aspetto molto importante nella matematica, il codice visivo arabico, legato vicino alle aree visive. La matematica è molto visiva, è molto spaziale. Però, come diceva anche il professor Stella prima, io sono assolutamente d'accordo nel fatto che la matematica viene molto spesso insegnata in modo verbale, linguistico, vengono date le definizioni, ma la matematica in realtà è molto visiva, è molto spaziale, almeno nelle componenti di base ovviamente, poi c'è l'aspetto astratto. E quindi, se io invece, per esempio, ti spiego che cos'è la decina senza fartelo capire, ok, senza fartelo sperimentare, questo apprendimento è come il raggio, come l'area del cerchio, della circonferenza, entra ed esce. Okay. E questo è molto interessante perché vedete la matematica perché è complessa? Perché sicuramente è legata e attiva tante aree cerebrali. Quindi vedete qua, adesso non mi ci soffermo, ma per farvi capire quanto diverse sono le aree cerebrali che si attivano quando devo fare la matematica. Ci deve essere una buona interconnessione. E se una di queste aree non funziona bene, ci sono le difficoltà. E le difficoltà sono validate, perché vedete, se c'è l'area più visiva, che è più inficiata, allora faccio fatica a mettere in colonna, faccio fatica a ricordarmi e a capire la posizione delle cifre all'interno del numero. Se invece è l'area più verbale, faccio fatica a memorizzare le tabelline. Per esempio, se l'area più analogica, più di quantità, di stima, ecco, quello è un problema, perché quello è proprio il cuore della matematica. Infatti nei modelli evolutivi, cioè come apprende un bambino la matematica? Il cuore della matematica, come vedete, quello più colorato, è il processo semantico, con cui noi nasciamo predisposti per cogliere la numerosità. Un bambino appena nato, quando è in grado di discriminare quando c'è una persona e quando ci sono due persone, non sa dire uno o due, ma sa vedere la differenza di quantità. Quindi noi nasciamo in questo modo. Poi quando ovviamente incontriamo, diciamo, l'aspetto simbolico del numero, il codice arabico, come si scrivono i numeri, come si dicono, allora c'è tutto un aspetto anche linguistico che deve supportare, diciamo, questa predisposizione. Però noi nasciamo predisposti.
E allora perché, se nasciamo predisposti, tanti ragazzi fanno fatica? A mio parere uno degli aspetti è il fatto che la matematica nei primi anni viene insegnata, come vi dicevo, attraverso un codice che è diverso da quello con cui noi naturalmente apprendiamo. Il nostro cervello apprende in un certo modo, la didattica, quella diciamo un po' in generale dalla mia esperienza, invece va attraverso un altro canale, che è quello più linguistico. Ti dico la definizione, ti faccio scrivere la definizione sul quaderno, ma non ti faccio capire, non ti faccio sperimentare, come dice anche Piaget, la conoscenza nasce dall'esperienza, e tanto più è vero questo in matematica. Io mi ricordo proprio un'osservazione che ho fatto in classe per un bambino, proprio nell'ora di matematica, seconda elementare o prima, l'insegnante doveva spiegare che cosa vuol dire precedente o successivo. Okay. E quello che ha fatto è stato scrivere ai ragazzi, ai bambini, la definizione sul quaderno con colori diversi in base anche all'importanza delle parole della definizione, e poi chiedere, ok, qual è il precedente di 5? E i bambini non lo sapevano, non avevano capito, avevano scritto, avevano fatto esercizio di calligrafia, ma non avevano lavorato sulla matematica. Quindi dal mio punto di vista c'è proprio questo passaggio ancora che un po' manca. E quello che bisogna tenere in considerazione è che nelle situazioni di discalculia, vado direttamente qua, non sono tutti i bambini che fanno fatica in matematica, non sono discalculici, ma sono situazioni che in alcuni casi sono discalculia, ma in molti casi sono magari fatica o non, diciamo, un matching che non c'è, per esempio, tra lo stile cognitivo del bambino e lo stile di insegnamento dell'insegnante, soprattutto per il motivo che vi dicevo prima. Infatti adesso, per fare una diagnosi di discalculia, come anche in realtà per gli altri disturbi dell'apprendimento, l'invito è: quando vedete una situazione di difficoltà, lavorateci e dopo decidete. Però ovviamente non è facile fare questo, non è nel mondo scolastico, anche perché il lavorarci non vuol dire fate fare ripetizioni ai bambini a casa. In realtà questo non sembra dare grandi risultati, la semplice ripetizione ti aiuta a fare i compiti. No, l'intervento deve essere mirato specifico alla difficoltà del bambino, al profilo del bambino. E qui sta ovviamente la complessità, la difficoltà di svolgere questo tipo di attività in ambito scolastico, sicuramente. Quindi, quello che mi preme insomma lasciarvi è: siamo predisposti all'apprendimento matematico, questo sì. Quindi attenzione all'eccesso di diagnosi e attenzione a quando, per abitudine magari, per il fatto di seguire magari come sono fatti i testi scolastici, che sono fatti molto spesso in questo modo, seguiamo un canale che non è quello della matematica. Il canale della matematica è il canale visivo, il canale spaziale, nei primi anni soprattutto. Poi c'è tutta la parte astratta concettuale, ma nei primi anni no, l'esperienza. Quanto tempo? Fantastico. Ok, quindi cosa possiamo fare? Cosa può fare la scuola? Qualche spunto? Ci sarebbe tantissimo da dire, questo è un argomento che mi piace molto, ma appunto non c'è tanto tempo. Allora ho pensato di raccontarvi di una meta-analisi che quindi mette un po', diciamo, mette a confronto diversi studi che analizzano gli interventi svolti a scuola, quindi nel mondo scolastico, con studenti con difficoltà in matematica, e dice che cosa può essere utile fare. Prima cosa, peer tutoring, ok? Soprattutto nelle prime classi, nelle situazioni di quindi apprendimento iniziale del numero, le situazioni di peer tutoring sono molto efficaci. Perché? Perché in questo modo il bambino riceve feedback immediati dal compagno. Soprattutto se, per esempio, un tipo di peer tutoring per la matematica prevede proprio il fatto che inizi il compagno, diciamo, più capace a fare l'esercizio, il gioco con l'altro compagno, poi si invertono i ruoli. E il gioco, l'esercizio è molto guidato attraverso strategie, suggerimento di strategie, di domande da fare l'uno all'altro. Quindi è un apprendimento un po' passo passo, che è possibile proprio perché i bambini lavorano in coppia e vengono guidati proprio per come è strutturata l'attività a fare un po' volta e risposta, a guidarsi a vicenda nell'apprendere, per esempio, a scrivere i numeri entro il 10, a riconoscere i numeri entro il 10. E questa è una cosa che si può fare nelle classi, non è facilissima, immagino, ci vuole lavoro, ci vuole insomma, sicuramente bisogna un po' allenare i bambini, però è una cosa possibile.
e dà molti risultati. Istruzioni esplicite dell'insegnante: devi svolgere il calcolo, ti voglio allenare al calcolo mentale, ok, ti esplicito quali possono essere le strategie che puoi utilizzare. Puoi arrotondare, oppure puoi scomporre il numero, ricomporlo, puoi immaginare il numero, tante strategie diverse, in modo che ogni ragazzo poi trovi la sua. Scusate. Questo, vabbè, formare, cioè proporre corsi di formazione ai docenti, i docenti ne fanno tantissimi, quindi su questo non mi soffermo. Ma un'altra cosa interessante è fornire feedback agli studenti, che non sono il voto 6, 7, 8, buono, distinto, ma proprio a dire, ok, hai svolto questo esercizio, hai commesso 9 errori, non ti sei ancora allenato bene, o non sei ancora pronto per la moltiplicazione, mentre vedo che hai imparato bene l'algoritmo dell'addizione e della sottrazione. Quindi un feedback molto mirato, molto specifico, in modo che il ragazzo, lo studente, soprattutto alle prime armi, capisca che cosa non ha fatto ancora. Non che non ha imparato in assoluto, ma non lo ha ancora imparato. E ovviamente l'uso della tecnologia. Però è interessante, vedete il triangolo che ho fatto all'inverso? La tecnologia è un po' l'ultimo. Cioè la tecnologia, l'uso del computer, che sia un po', come dire, non guidato da un insegnante, non strutturato e non guidato dall'insegnante, quindi metto il bambino di fronte al computer e gli faccio fare un compito, non sembra dare grande efficacia. Lo dà, ma non tanto quanto il lavoro tra pari. E questo secondo me è molto bello, anche se non è sicuramente facile poi metterlo in pratica, però il lavoro tra pari sembra essere una grande risorsa nel mondo scolastico, nelle difficoltà in matematica. Quindi, una data importante, gli interventi, se vengono fatti bene nell'ambito della difficoltà in matematica, danno buoni risultati. Quindi una buona parte dei ragazzi che seguono degli interventi di aiuto in ambito scolastico ottengono dei miglioramenti. Il cervello dei bambini, ma anche di noi adulti, è plastico. Più riusciamo a lavorare nei primi anni di scuola, più i ragazzi riescono a recuperare le iniziali difficoltà. Quindi si può fare, si può migliorare. E in questa meta-analisi, per esempio, veniva evidenziato che gli studenti della scuola primaria, rispetto all'infanzia, per esempio, ottengono migliori risultati, riescono a sfruttare di più i suggerimenti che vengono dati. Questo un po', secondo me, dipende un po' dai tipi di intervento. Comunque, teniamolo come informazioni. Gli studenti con difficoltà in matematica sono quelli che migliorano di più. Ok? Quindi più è importante la difficoltà, più riescono a migliorare. Probabilmente perché si cambia un po' l'ottica dell'aiuto che viene dato, dell'insegnamento che viene dato, in questo modo lo studente riesce a fare un gradino in più, un passaggio in più. Questo invece mi ha lasciato un po' così, ve lo dico, ma ci sto riflettendo. Gli interventi condotti dai ricercatori sembrano essere più efficaci che quelli che hanno fatto dall'insegnante. L'ho trovato anche in altri studi, mi lascia un po' perplessa perché in realtà sicuramente magari il ricercatore ha studiato di più quella specifica materia perché magari fa ricerca in quel campo, no? Però l'insegnante è l'insegnante, ha tutte le sue strategie didattiche, la sua conoscenza degli alunni, quindi spero che sia un dato, diciamo, sbagliato. E un ultimo aspetto importante con cui dopo vado a concludere. Non si vede bene la scritta, scusate. Comunque, le abilità finimotorie sono strettamente connesse con le abilità matematiche, soprattutto le abilità di integrazione finemotoria. Questo studio è interessante perché ci dice che se noi prestiamo attenzione, diamo il tempo agli studenti, soprattutto alla scuola dell'infanzia, ma anche ai primi anni della scuola primaria, di lavorare sul disegno, sull'integrazione visomotoria, quindi il copiare delle figure oltre al disegno libero, questo aiuta molto lo sviluppo di quelle aree cerebrali che sono preposte alla matematica. Ok, non so adesso quanto si facciano insomma queste attività, però sappiate che non è una perdita di tempo il far fare il disegno al bambino, soprattutto se poi viene pensato in modo corretto, insomma, per esempio appunto le attività di copia, di copia di figure complesse. Questo aiuta perché sviluppa proprio le strutture matematiche, le strutture cerebrali che sottostanno alla matematica. E quindi concludo. Secondo me, dalla mia esperienza, da un po' quello che ho letto, insomma, nella letteratura, se noi riusciamo il più possibile a sintonizzare
le nostre strategie didattiche rispetto alle strutture cognitive e cerebrali che permettono l'apprendimento matematico, questo dovrebbe portare a una diminuzione delle difficoltà in matematica. Non so se anche a voi è arrivato questo dato, ma io ricordo che si parlava del 20% degli studenti in una classe in difficoltà in matematica. Beh, sicuramente non sono tutti disfalculici, quindi qualche motivo ci deve essere, no? Io credo che questo potrebbe essere un elemento importante, come anche l'attenzione al benessere a scuola. Sapete, ho voluto iniziare proprio con l'aspetto emotivo, perché immagino che sia anche vostra esperienza di tutti i giorni, ma più io sto bene in un ambiente, più mi sento libero di provare, di sperimentare, di cimentarmi. Meno mi sento bene, e avete visto che la matematica è particolarmente critica per lo sviluppo di situazioni di ansia per la matematica, meno mi cimenterò, più cercherò di disinvestire rispetto alla scuola e cercherò delle strategie di fuga, perché diventa la matematica diventa un pericolo, non diventa più una sfida interessante. Quindi il mio augurio è, speriamo e cerchiamo che la matematica diventi per gli studenti una sfida interessante. E vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo la dottoressa Perini.